Buongiorno cantanti, eccoci qui di nuovo. Stavolta esercitiamo il brrr con nel vocalizzo. Quindi io suonerò, canterò e voi ripeterete, molto semplice. Iniziamo con un brrr su tre note. A partire dal La sotto il Do centrale. Velo palatino. Stiamo avvicinando al passaggio, attenzione, la risonanza deve già essere alta, ben posizionata, quindi pensiamo che le note, diciamo l'attacco del suono arrivi dall'alto verso il basso, come da dietro la testa. Molto 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 importante il sostegno, alzare il velo palatino durante l'inspirazione, quindi facciamo così. Perché in realtà non è necessario andare troppo alti sul brrr, è pur sempre un esercizio di riscaldamento, quindi diciamo che magari le voci più acute possono spingersi fino a questo mi o anche un pochino più in alto, le voci più gravi possono anche rimanere più tra il registro di petto e il passaggio registro di testa, prime note del registro di testa, giusto per scaldare. Continuando a scaldare la voce possiamo fare sempre questo vocalizzo ma un pochino più esteso, quindi magari su una quinta, giusto per informazione, cosa sono tre note? Se noi dovessimo parlare della scala di Do che conoscono tutti, potremmo parlare delle prime tre note, i primi tre gradi della scala, quindi nel caso appunto della scala di Do abbiamo Do, Re, Mi, e quindi il nostro vocalizzo che cosa sarà? Do, Re, Mi, Re, Do, attenzione, meglio che lo canti nella tonalità giusta. Do, Re, Mi, Re, Do, queste sarebbero le tre note. Logico che se si fa una quinta invece si tratterebbe di eseguire le prime cinque note della scala. Quindi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Mi, Re, Do, queste sarebbero le cinque note. Allora, noi partendo da là, ovviamente stiamo parlando di altre note e ogni volta che saliamo, saliamo per semitoni e quindi nel nostro vocalizzo, adesso facendolo per quinte, avremo nel primo caso La, Si, Do, Re, Mi con un Do diesis e poi andando avanti La diesis eccetera 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 o Si bemolle e andremo avanti così. Il vocalizzo consiste proprio nel esplorare tutta la nostra estensione dalla nota più grave alla nota più acuta. Negli esercizi di riscaldamento però questo non va fatto, va
esplorata soltanto la zona più sicura, quella che viene già abbastanza bene naturalmente, poi dopo spontaneamente, e poi dopo si inizia con il vocalizzo vero e proprio, cioè col vocalizzo sulle vocali, si inizia a esplorare bene bene tutta l'estensione. Allora, quindi che cosa dobbiamo fare? Io farò un esempio. Chiedo scusa, il rossetto non mi aiuta. Ok, proviamo. È quello di non fare tr o pr, cioè non immaginate questo esercizio come se fosse l'abbinamento di due consonanti come tr e pr, perché chi fa così è perché non sente con sicurezza il vocalizzo e cerca di spingerlo su, di riuscire a far vibrare le labbra a tutti i costi. Questo esercizio non serve per far vibrare le labbra a tutti i costi, noi non cantiamo così, noi cantiamo sciolti, quindi questo esercizio serve per sciogliere la muscolatura della faccia, delle labbra, tutto, ma non bisogna, proprio perché irrigidire non aiuta il suono, irrigidire lo blocca, crea delle chiusure. Noi dobbiamo aprire, quindi bisogna essere morbidi, la muscolatura deve essere morbida. Però, logicamente, non è il nostro ultimo obiettivo quello di muovere le labbra in questo modo, devono essere semplicemente sciolte. Allora, che cos'è che ci deve aiutare per eseguire questo esercizio? È concentrarsi bene sulla natura della B. Sentite com'è la B, però non B detta sulle labbra, è una B molto interna, con le labbra appena accennate. Quindi in realtà ci aiuta nell'apertura del tratto vocale, del velo palatino. Allora, se noi facciamo pr, pr o tr, tr, provate, pr, tr, ci rendiamo conto che il palato è completamente schiacciato, è proprio quello che non vogliamo, d'accordo? Quindi, è per questo che è molto importante pensare b, b. Poi, come viene, viene, logicamente, quando non viene perfettamente è perché ci può essere o troppa aria oppure appunto le labbra secche, n motivi, basta riprovare un attimo, non è che se uno sbaglia caschi in muro. Ok, quindi brr, mi raccomando, non pr o tr o cose del genere. Respiriamo dalla bocca. Ah, chiedo scusa, devo dare il tempo per fare l'esercizio. Allora rifacciamo, prima io, poi voi o tu, se sei solo, ok? Passaggio pieno, il sostegno fa tutto. Al vocalizzo come una serie di gradini, ma pensiamo bene al suono omogeneo, quindi dobbiamo immaginarci questa linea melodica bella omogenea, no? Quindi cerchiamo di pensare il suono come vorremmo che fosse, mi raccomando, quello che pensiamo effettivamente riusciamo poi a farlo, eh? Via. Chiedo scusa.
Arrivo! Attenzione a non dare delle spinte durante il vocalizzo, soprattutto quando si pensa alla nota acuta. Questo vale per l'esercizio di riscaldamento, come vale anche per gli esercizi poi con le vocali. Allora, la spinta in che cosa può consistere? Può consistere nel queste cose qua, che di solito si fanno sull'acuto. Ovviamente così ho esagerato molto, però succede molto spesso, tanto quanto pensare di fare l'esercizio a gradini, quindi queste cose. Nell'omogeneità ci sta anche il suono acuto, ovviamente. E noi ricordiamoci, nell'altro video abbiamo parlato di pensare la melodia in modo speculare, quindi no, speculare, in modo al contrario, quindi dobbiamo pensare. Se stiamo partendo da una nota acuta, in modo tale da rendere tutto omogeneo. Allora, esercitiamoci tanto, siamo partiti da La sotto il Do centrale e poi siamo arrivati al Mi sopra l'altro Do. Mi raccomando, esercitatevi tanto con gli esercizi di riscaldamento perché sono proprio la nostra preparazione al lavoro vero e proprio. Provate, provate, provate. Ciao!